Eccoci a bordo del Master 630 motorizzato Suzuki, con me il presidente del Club Gommone di Milano, Virginio Gandini, al comando di quello che farà il Giro dell'Italia. 2800 miglia lo aspettano a questo gioiellino di casa Master, con quel gioiello di casa Suzuki che ha un sistema di il micro plastic collector che... In italiano lava acqua. Diciamo in italiano lava acqua. Questo è stato il bar ufficiale, con me appunto il presidente, che adesso lo testa un pochino, inizieranno a fare le loro valutazioni. Ovviamente poi avranno un mesetto di tempo, neanche 20 giorni, per decidere tutto, eliche, assetti da cambiare eventualmente, pesi. Questo è un giorno dedicato sì ai soci, ma anche un po' a cominciare a prendere confidenza. Al collaudo vero e proprio. Devo dire che già i nostri soci sono più che contenti di questa. I soci che l'hanno già provato sono rimasti più che entusiasti del mezzo. Dovremo magari ragionare un po' di più sulle eliche, tanto per valutare quando saremo pieno carico, magari con mare formato, ma diciamo che per adesso siamo più che entusiasti. Ecco, perché devi sapere che appunto il Club del Gommone di Milano, quando fanno queste missioni ogni anno, loro fanno iniziative importanti, hanno fatto anche il raid europeo, e insomma a volte si prendono anche giornate non favorevolissime, chiaramente sempre con un occhio di riguardo a quello che è la sicurezza, però insomma non sempre si naviga nel pieno comfort, no? Diciamo che non ce l'andiamo a cercare, ma potrebbe capitare di capitarci, ecco. Diciamo che loro fanno di tutto per rispettare una certa tabella di marcia, chiaramente sempre confrontandosi con le previsioni meteo, che però appunto hanno un'elasticità che dipende anche da cosa hanno sotto. In questo momento hanno una carena Master, te la conosci bene perché so che sei masterista anche oltre che essere il presidente del club. Sì, io ho 730 motorizzato 200 cavalli. Da sempre, da tanti anni ormai. Ormai da parecchi anni. Ho fatto di tutto, ho navigato un po' dappertutto, la mia passione tra l'altro è anche quella del campeggio nautico. Quindi carene che tu già conosci molto bene, però no. Questa l'hai mai provato? 630? 630 non l'ho mai provato, l'abbiamo visto in fiera al Salone dell'anno scorso, Salone di Genova, e gli ho chiesto a Annalisa se era contenta di partecipare a questo ride. L'approvazione è stata più che entusiastica e siamo qui. Loro sicuramente staranno aspettando di sentire che cosa ti regala questo 140, che tra l'altro ricordiamo è la versione nuova, il VG, al di là del sistema di raccoglimento col filtro che raccoglie le microplastiche, ma è anche una tecnologia nuova, che è un motore che insomma mi diceva Annalisa che si sposa perfettamente con questo mezzo. Sì, direi di sì. Infatti, io lo facciamo vedere adesso. Adesso proviamo. Ma che dici? Vuoi che andiamo? Facciamo una corsettina. Proviamo. Anche se loro ovviamente non navigheranno come faremo adesso, perché non fa 2800 miglia. Le telecamere reggono? In teoria dovrebbero reggere, sono tutte fissate, qua c'è anche la 360. E quindi abbiamo tutto quello che serve per raccontarvi, ecco, questo è il momento che piace a tutti, è un momento in cui si dà manetta per godere anche di quello che insomma sono le prestazioni, sono legate ai cavalli queste, ma anche alla carena. Sentite come il motore è pronto, risponde subito alla richiesta che ha dato Virginio, l'impulso sulla manetta, e l'assetto direi che è davvero un bel assetto. È vero che adesso si è calmato il lago, ma ragazzi, comunque si è messo subito in planata diritto, eh? No, la prua non ha fatto nessuno, non si è alzata di un centimetro. Devo dire che adesso il trim ce l'hai tutto negativo o l'hai già usato? Il trim è neutro. Sì. E guardate che assetto col trim neutro, è uno spettacolo. Questo è Master, lo sappiamo, però con quel motore abbiamo la virata stretta. Ecco, dovete sapere, queste sono cose che noi le facciamo per capire se la carena te lo permette. Navigando loro non lo faranno quasi mai un lavoro del genere. Non ho mai girato. Perché quando mai ti capita? A meno che non c'è... A meno che non ho perso qualcuno in acqua. Oppure un ostacolo improvviso che va evitato, ma altrimenti... Assolutamente. No. Noi adesso lo facciamo perché? Perché io lo dico sempre, quando salite su un mezzo che non conoscete è giusto prima anche capire cosa vi permette di fare. Questo vi servirà in futuro quando magari dovete fare una manovra un po' improvvisata, sapere fin dove, come l'auto, fin dove puoi affrontare una curva allegra. Qua si parla di virate, però carene Master sono carene che
esaltano la motorizzazione quando chiedi potenza, quando vuoi correre, ma quando lui, guardate come il gommone, non c'è l'effetto sbandamento, non ci si sente sbalzare fuori, vedete come il gommone continua a mantenere un contatto con l'acqua regolare, non c'è mai un saltello, mai quella cosa che ti senti che ti devi tenere, no? È impressionante come segue quello che il pilota sta facendo, il comandante. Io lo chiamo anche pilota, lui fa parte anche è quasi pilota, dai. Le piacciono le gare di motonautica e quando facciamo queste manovre siamo più piloti che comandanti, perché le vediamo fare più nei circuiti, non serve nel diporto, no? Però è utile sapere che te lo permette, perché ecco, può capitare, no? Bisogna sempre essere pronti alle reazioni del gommone, bisogna conoscerlo. Esatto. Per quello che un gommone lo tengo per tanti anni. Quando ho imparato, l'ho conosciuto, dopo non ci sono più problemi. Adesso io non l'ho detto, qua manca, ma arriverà, anzi è arrivato oggi, non l'hanno montato perché sì, ormai il varo era definito oggi, è arrivato lo strumento Simrad. Certo, il nuovo NSX 7 pollici della Simrad, che verrà qua, verrà accoppiato con una radio VHF, avremo anche sistema AIS in ricezione. Ecco, diamo qualche indicazione, allora questo intanto, ecco, l'andatura che più o meno si terrà durante questa missione qual è? 22-23 nodi. Quindi più o meno adesso siamo in crociera adesso? Adesso siamo qualcosa di più. Un po' allegri, una crociera allegri. Beh, se il mare lo trovate così magari qualche nodo in più lo fate, no? Però un occhio ai consumi? Diciamo, ecco, un occhio ai consumi, perché tutto deve bastare fino alla fine. Quando si fanno tante miglia è importante, no? Anche il conto del consumo, che mi diceva che con questo motore dovremmo stare intorno al litro miglio, sì, l'esperienza fatta con 140 Suzuki è stata questa, quindi non può che migliorare, non può che migliorare. Speriamo, qualche mezzo litro in meno. E questo, ecco, dicevamo, come si svilupperà praticamente, che voi partite il 22 aprile da Genova e con questa andatura più o meno di 22-25 nodi a seconda, certo, del mare, quali sono i tagli che fate? Il primo equipaggio, che sono a bordo in tre, hanno il compito di arrivare a Porto Torres. Porto Torres ci arriverà puntando da Genova poi sulla Corsica. Quindi dritto per dritto si va in Corsica? Costeggiamo fino all'Elba, poi dall'Elba passiamo in Corsica. Fatto capocorso, scenderemo lungo la costa ovest della Corsica per arrivare poi a Porto Torres. Porto Torres ci sarà un cambio di equipaggio, che avrà il compito di arrivare fino a... E sono tutti come loro, sono soci del club Gommone Milano? Sono tutti soci del club, tassativamente soci. Ecco, del club. È aperta ai soci, anche per tantissimi problemi assicurativi e quant'altro, cioè... Vabbè, comunque è un'iniziativa del club Gommone Milano. No, mi sembra non giusto che... un domani non apriamo. però, ecco, adesso... però appunto ci sarà questo continuo cambio, quindi a Porto Torres scendono tre? Sì, scendono i primi tre, salirà un altro equipaggio composto sempre da altre tre persone che arriveranno fino a Cagliari. Cagliari, cambio equipaggio. E l'equipaggio che seguirà, il terzo equipaggio, invece avrà il compito di risalire le coste della Sardegna. Ah, perché fate anche la costa occidentale? Certo, facciamo il giro delle isole in pratica. Quindi tornate in su per andare Torniamo in su, faranno tutta la costa est della Corsica. Bellissimo. E poi salteranno verso Castiglione della Pescaia. Bellissimo. Castiglione della Pescaia, nuovo cambio equipaggio, il quale avrà il compito di arrivare fino a Cetraro, cioè farà Napoli, Costa Amalfitana, eccetera, a Cetraro, altro cambio, e l'equipaggio successivo farà le Eolie fino a Palermo. Beh, bella quella tappa, anche perché lì nascono i master gommoni. Il nostro amico Pino che farà qui. Ah, ecco, è con noi a bordo in questo momento, certo. Lo vedono con questa camera. Sta reggendo. Ci sta aiutando a tenere la telecamera. Sta reggendo la telecamera. Pino arriverà, come dicevo, a Palermo, dove poi gli darò io il cambio con altri due soci del club, e da lì poi avremo il nostro compito, sarà quello di arrivare fino a Catania. Catania sbarcheranno due componenti dell'equipaggio, io resterò a bordo
e con i nuovi soci arriverò fino a Otranto. Spettacolare. A Otranto risaliranno le coste della Puglia fino ad arrivare a Spalato, nuovo cambio di equipaggio, e il nuovo cambio di equipaggio avrà il compito di arrivare fino a Venezia. Che c'è? Dovrebbe arrivare, insomma, con l'apertura comunque durante il Salone Nautico. Che ricordiamo, il 31 maggio, 4 giugno, non potete mancare, ci sarà tutto il club Comune Milano che festeggeranno questa ennesima missione, questa ennesima impresa. Ne avete fatte tantissime, certo. Però ognuna ha il suo sapore, no? Ognuno ha avuto un suo scopo. E mi piace questo, cioè no, in giro. Perché sempre... questa mi dicevate che darete anche poi un po' di. Andrete a misurare anche quello che è lo stato delle marine, racconterete un po' quello che troverete, no? Sì. Quindi per i diportisti può essere utile. Hanno a bordo tutta una tabella con delle stelline? Dei parametri da valutare e poi. Quindi diamo dei voti, insomma, diamo dei voti. Potrebbe essere. Che questo sarebbe utile. Come ti dicevo l'altra volta, molto importante sarà anche valutare dove ci sono gli scivoli e dove no. Certo, perché gli scivoli liberi. Perché tutto nasce dalla grande passione del gommone quando era ancora un canotto, dove tutti con la macchina arrivavano e mettevano giù il loro gommone. Questo tra l'altro è carrellabilissimo, questo è l'ideale, sarebbe. Le nostre pezzature, chiamiamole così, di gommoni che abbiamo voluto usare in questi ride qui, dal 2017 ad adesso, sono sempre intorno a queste misure. I primi due ride, 40 cavalli con un 5 metri, lo Zarmini 16, abbiamo fatto il Giro d'Italia. E l'anno dopo, stesso gommone, stesso motore, siamo partiti da Genova, arrivati a Gibilterra e tornati a Genova. Il successivo l'abbiamo fatto con un Marshall M2, 5 m 40, 5 m 60, e questo ci ha portato fino ad Atene, sempre con partenza da Genova, e siamo rientrati fino a Pavia, perché siamo arrivati a Venezia, al ritorno avete risalito. Abbiamo risalito pure il Po in condizioni difficili. Veramente, veramente difficili, causa la troppa acqua, portava giù di tutto che se l'ha portato. E quindi dovete, ecco quel discorso che diceva prima, che se incontri un detrito anche in mezzo al mare, a me è capitato, certo. Può capitare che all'ultimo venio, ecco, se devi evitarlo, certo. Al ritorno da Castellorizzo, quando nella mia tappa che avevo fatto da Rocella Ionica arrivare fino a Cetraro, proprio nel canale, nello stretto di Messina, ci siamo trovati davanti a un tronco, sarà stato lungo 6-7 metri, del diametro di 20-30 centimetri. L'abbiamo trainato fino a riva, vicino a un porto, e segnalato dov'era. E dovete stare molto attenti quando andate per mare, questo è uno dei pericoli maggiori, non tanto per il danno, perché spesso magari poi le carene sono, queste qua in particolare sono carene toste, è che l'impatto che si ha è talmente violento che lasci il piede al motore e probabilmente l'equipaggio che potrebbe, certo, per cui infatti è pericolosissimo, bisogna stare molto sempre vigili, chi sta qua, ecco, voi navigare, ecco, mi dicevi prima che qua ci sarà a turno il, diciamo, sì, driver. No? Driver sicuramente, poi dipenderà un po' dalle condizioni del mare, chi vorrà stare in piedi oppure se. Perché o si sta così vicini, certo, no? E ci si può tenere comodamente, certo, qua, lo vedono con quell'altra telecamera, oppure se il mare lo permette ci si può anche un po' rilassare. Diciamo che magari uno si può anche stendere la prua. Esatto, esatto, ma quanto saranno più o meno, che tagli si è fatti in un giorno? Cioè cosa intendete coprire? 80 miglia, 100 miglia, quanto sarà? L'equipaggio 70-90 miglia. Al giorno? Qualcosa del genere, certo, però qui vale sempre il discorso meteo, perché come è già successo. Ecco, ma quando voi avete la tabella e dici che arrivate là, non è detto, cioè se poi il mare non lo permette. Allora, quello che vale sono le tappe dove c'è cambio di equipaggio. Le tappe che noi abbiamo fatto, le intermedie sono ipotizzate, non sono. Quindi se c'è necessità, ovviamente si entra in una marina diversa, pazienza, insomma, ecco. Si ferma prima o come è successo in altri casi, abbiamo bruciato una tappa, ne abbiamo fatte il doppio per. Certo, perché magari recuperate quello che avete perso in una tappa precedente, certo, se il meteo non era buono. È successo nel Golfo del Leone quando siamo andati in Gibilterra, a me toccava la tappa Marsiglia-Barcellona. E sapevo che il giorno dopo sarebbe arrivato un Forza 8 e ci siamo rifugiati in un porto dopo aver bruciato due tappe. E mi dice che adesso tra l'altro voi farete anche una verifica della salute del mare, oltre che filtrarlo, però poi ci sarà un'analisi di laboratorio dei vari punti che toccate, certo, certo, e si farà ogni cambio equipaggio ha il compito di
di togliere questo filtro, ripulirlo, il contenuto viene messo in una fialetta, in una provetta, chiamiamola così, e da lì poi verranno mandati, abbiamo concordato il tutto con l'Università di Macerata e l'Università di Camerino, i quali ci faranno una valutazione di quello che abbiamo raccolto. Ogni equipaggio, come dicevo, lo raccoglie, lo dovrà sigillare, lo dovrà numerare, cioè quante miglia ha fatto quel filtro, e vediamo poi come in effetti cosa troviamo. E al Salone di Genova vi racconteremo, perché poi date il tempo di fare tutte le analisi, a Genova saremo pronti per dare quello che sono stati i risultati. Magari annunciamo anche il prossimo, direi. Lo annunciamo a Genova, no? Perché ormai è tradizione, per cui l'arrivo sarà al Salone Nautico di Venezia dal 31 maggio al 4 giugno e poi l'appuntamento storico del Salone Nautico di Genova quando saremo al 21 settembre, mi pare, fino al 26, più o meno. 26. Sì, giusto, abbiamo, no? Abbiamo il nostro stand, ci potete venire a trovare. E iscrivetevi, partecipate, partecipate anche voi, anzi, attivamente. Anzi, io lancio un appello. Abbiamo visto quella ragazza giovanissima prima. Cioè, iscrivetevi al Caldo Gomone, ma non posso pretendere che tutti si iscrivano. Iscrivetevi ai vari club che ce n'è tanti in vostra, che nella vostra zona, e sicuramente vi aiuteranno a conoscere meglio mare. E pensa che ieri sera io tornavo in aereo da Palermo e una ragazza mi ha detto che l'ho conosciuta sull'aereo e ha detto: io devo fare la patente, sto facendo la patente nautica. Dove? Da Gini, sul lago di Como, quindi ho detto: dove l'ho fatto anch'io, no? E mi ha detto: però non so neanche come si porta una barca, cioè dice non sono mai salita su una barca. Lo so. E quindi gli ho detto: ma vieni a trovarci, c'è il club del Gomone di Milano, ecco, avete anche questa opportunità, vi avvicinate e voi siete anche un po' quelli che danno l'ABC, l'inizio, no? A noi piace fare anche da istruttori. Dai, per quello che ovviamente io dico sempre, il mare, loro possono darvi un aiuto per iniziare, poi l'esperienza va fatta, l'esperienza si deve fare, gli anni si hanno, devi tutti navigare, qua. Bisogna navigare. Però un aiuto per iniziare è importante, certo. No? E voi siete quelli che Ma di noi, solito... col fatto che coinvolgiamo sempre questi equipaggi in questi ride qui, è proprio quello. È bello. Ma quella ragazza di prima ho visto, che non voleva più scendere. Oh, quella non aveva mai, l'hanno fatta salire persino su una barca da corsa, cioè siamo arrivati dal niente alle gare, no? Però ecco, è bello, avvicinatevi con fiducia, sono club che danno intanto appunto la possibilità di vivere con più sicurezza e con più serenità quello che è la passione di andare per mare, e poi c'è anche la parte goliardica, perché poi ci si diverte, fanno eventi dove la compagnia fa sì che non siamo noi quelli specializzati, però ci sono dei club un po' più però sono che poi voi, un po' più allegri, ma poi vi trovate, perché poi uno tira l'altro, no? Per cui voi date un'impronta, loro ne danno un'altra, insomma, chi è iscritto a un club si è specializzato nel suo, ecco. C'è quello del prosecco lì, le bottiglie non si contano, consumano più loro che un motore, ragazzi, voi vi spaventate del litro miglio, ma là i litri di prosecco. Allora io direi che il rientro lo facciamo, facciamo sparato, andiamo, facciamo vedere, dai, l'ultima sparata, via, eccolo qua, guarda com'è subito fuori, perfetto, non si è mossa la prua, e non serve neanche più trimmare, cioè già assume un assetto che è uno spettacolo, veramente un binomio perfetto questo Suzuki 140 con il 630 di Casa Master. Vedete con quanta scioltezza Virginio ormai. Sì. E se vado più in là diamo il 7. E allora io direi che l'appuntamento è il 22 aprile, venite se siete di Genova, volete venire a Genova, partirà questa missione Mediterraneo Pulito con il Club Gommone di Milano e con tutti coloro che amano andare per mare. Grazie Virginio. Grazie a te. Ciao. Bravissimo. Guardate come sta bene in acqua, non si ha nessun effetto di sbandamento. Guardate l'onda presa, questa è un'onda che viene con noi. Ed eccola, la Relax col quale noi tra poco usciremo per raccontarvi una prova particolare. Non è la tipica giornata di mare, non abbiamo il tempo di poterlo fare, siamo durante il venerdì, però voglio provarla, voglio darvi la possibilità di salire con me a bordo di una barca che è considerata proprio l'entry level di Casa Venere, ma che io considero una barca importante per quello che sono le lavorazioni che
Come vedete è una barca molto ricercata, si può motorizzare col 40 cavalli come questa, con Honda 40, già dà soddisfazione. Io consiglio sempre, per chi ha la patente, mettiamoci 100 cavalli, insomma abbiamo quella riserva di potenza che ci aiuta nel caso in cui ci fosse un cambiamento meteo e dobbiamo avere più potenza sullo specchio di poppa, però per il resto guardate che barca. E ora noi ci saliamo a bordo e ve la raccontiamo. Bene, come promesso usciamo a provare Relax, la piccola di casa Venere. Guardate che barca, una barca che, io dicevo prima, ti dà quel senso di importanza anche quando ti metti al comando. Una barca importante per quello che è un entry level, una barca di 6,30 m, larga 2 metri, col 40 senza patente. È davvero la barca per iniziare, perché tutti possono iniziare da qua andando per mare, ma con una barca che è già più di quello che si considera di solito l'entry level, quindi una barca che dà anche quell'importanza appunto di tante lavorazioni. A me piace molto poi il layout, perché sulle barche piccole, diciamo fino a 6,5 m, il doppio prendisole lascia il tempo che trova. Secondo me questo è un layout perfetto, perché il prendisole è importante a prua, ci consente di metterci quando saremo poi nella stagione estiva là a prendere il sole. Qua invece una seduta passeggeri interessante, comoda, un divanetto ricavato bene per portare i nostri bambini, i nostri amici, amiche, amici, quello che vogliamo. E qua la seduta può essere singola, ma volendo, stando un pochino vicini, ci stiamo pure in due. E quindi direi che adesso molliamo l'ormeggio, usciamo da questa fantastica marina, anche se il tempo non è ancora quello dei migliori, però usciamo e proviamo Relax col 40 senza patente. In realtà questa è una barca che potete montare fino a 115, quindi la potenza io la consiglio sempre, perché poi vi ripeto, non ve lo dico più, ma può cambiare il meteo. Guardate oggi il meteo com'è, se dovessimo andare a fare un giro un po' più lungo, non lo sappiamo, se poi rientrando troviamo un po' di mare, ecco, la potenza ci aiuta a superare l'eventuale onda che diventa, per una barca come questa, anche un'onda di 1,5 m diventa importante, quindi sentite proprio il motore che magari tende a morire, un po' come l'auto quando non ha cilindrata, non ha potenza e deve salire, uguale. Molliamo gli ormeggi e la proviamo. E allora adesso, questo non vuole essere un test, perché una barca del genere non va presentata in base alla sua prestazione, è una barca che deve darvi la soddisfazione di farvi una bella giornata di mare e di rilassarvi, perché alla fine correre è bello magari quei 5 minuti, no? Dico sempre. Per il resto la barca deve dare tante soddisfazioni per quello che appunto è la vivibilità, anche proprio sentirla propria vestita su di noi, quindi una barca che ci dà soddisfazione anche nel suo modo di essere, no? Quindi per come è stata studiata, per come è stata lavorata. Le lavorazioni qua sono davvero lavorazioni importantissime, che vi ho già fatto vedere anche prima. Io sono stato in cantiere, ho visto come fanno, ci sono veramente delle lavorazioni che escono dalla logica di una barca che tra l'altro dovrebbe rimanere una barca commerciale, quindi una barca che deve mantenersi in una fascia di prezzo considerata entry level. Loro sono leggermente più cari rispetto a magari a quello che siete abituati a vedere su queste misure, però vi assicuro che li vale tutti. Ecco, poi una cosa importante, io ho messo anche una telecamera che dovrebbe riprendere come lavora la prua, perché questa è una prua importante. Avete visto che prua ha una barca di 6,30 m, è tanta roba questa prua, no? Ed è una prua che adesso magari, non so, non credo di trovare tanto mare, però quando si forma l'onda di 1 m, appunto, adesso stiamo sempre in quei parametri, non andiamo a pensare alla tempesta perfetta, però magari ci si alza un po' il vento, cioè dobbiamo rientrare con quel 1,5 m d'onda. Poi qua nel Golfo di Napoli c'è sempre un macello, il maremoto, onde disordinate. Beh, una prua come questa ci aiuta molto, perché intanto ci protegge da tutto quello che potrebbe essere l'ingresso d'acqua a bordo, quindi sappiamo che col moto ondoso basta un po' di vento. Questa invece è una prua molto vera, una prua vera, una prua importante, che la vedi di più su barche di 7-8 metri, ecco, quella prua da pescatore, se vogliamo, anche, no? Che sì, infatti le barche che avete visto ormeggiate in questa marina, i pescatori hanno barche tipo questa, ovviamente con un layout diverso, allestite via al prendisole, tutto libero perché loro devono pescare, però la struttura, l'opera viva è quella lì. E quindi dicevamo, appunto, ecco qua, siamo all'uscita di questa marina, che è una marina fantastica, ragazzi, questa è una marina bellissima. Di fronte abbiamo Procida, là c'è Ischia, è strategica, poi Monte di Procida è veramente bellissimo viverlo anche a terra, accoglienti, posto fantastico. Vabbè, ma questa zona è tutta bella, però quest'angolo mi è piaciuto molto, e intanto abbiamo guadagnato l'uscita del porto. Quindi adesso vedremo un po', ecco, di capire
quello che regala, una barca che nasce per avvicinare tutti, e non solo per avvicinare, ma perché vi dico che c'è tanta gente che poi con questa ci rimane e quindi continua a navigare con questa barca, proprio perché è una barca che ha tutto, guardate quanti spazi abbiamo, no? E per una bella giornata tipo oggi, se avessimo due amiche, due amici, ci andiamo a fare un aperitivo a Procida, andiamo a fare a Ischia che sono 5 miglia, no? E con questa barca lo puoi fare. Adesso vediamo come si comporta sto 40 cavalli onda, intanto per capire, ecco, il rapporto peso-potenza. Una barca, mi dicevano, di circa 750 kg solo la struttura di vetroresina, quindi ha una certa stazza, poi metteteci un po' di accessori, magari arriviamo intorno ai 1000 kg. Non sono pochi per 40 cavalli veri, questi sono 40 cavalli onda, vediamo come si comporta. Allora, subito implanata, vediamo, ecco, la vedete che, guardate, la telecamera la sta riprendendo, è già uscita fuori e si ha subito quella sensazione di scivolare sull'acqua senza nemmeno avere trimmato. Adesso tenderemo a vedere con questa andatura, che io considero un'andatura piacevole, quasi di crociera, proviamo ad alleggerire un po' la prua, no? Tiriamo su un pochettino il trim. Queste regolazioni, soprattutto una barca che non è vostra, non la conoscete, si fanno a orecchio. Si sente, si percepisce proprio che la barca si libera, e allora si va a lavorare piano piano, magari poi ci si accorge che abbiamo tirato su troppo, allora lo regoliamo, e quando abbiamo trovato l'assetto ideale noi ci accorgiamo che la barca sta, il motore fa meno fatica, lo sentite? Guardate queste onde qua, ecco qua, qua. Queste sono le onde del Golfo di Napoli, che tu stai andando, a un certo punto compaiono queste onde che non si sa da dove arrivano, no? Però avete visto come effettivamente la barca si comporta benissimo, no? E questo a qualsiasi andatura, perché io adesso posso anche aumentare, sentite come tenta su, lui tenta di darci la spinta, ovviamente deve spostare quasi 1000 kg, ma guardate come la barca si è subito messa fuori e adesso siamo in navigazione allegra. Penso che non ho la strumentazione per dirvelo, ma poi avrò il contamiglia nel GPS, credo che i 25-26 nodi li abbiamo già presi, a occhio siamo sui 26 nodi, 25-26 nodi, ed è una barca che ti dà tanta soddisfazione, guardate come sta bene in acqua, non si ha nessun effetto di sbandamento, guardate l'onda presa, questa è un'onda che viene con noi, quindi ce l'abbiamo come da poppa, e guardate come la barca non, guardate che quelle onde di poppa, quelle prese a cavallo, sono le più difficili per certe barche, perché tendono poi a caderci dentro, no? Mentre quella frontale la regoli come vuoi tu, la prendi come vuoi. Adesso facciamo questa bella viratona, perché dobbiamo anche non allontanarci troppo, rimaniamo in zona e vediamo come si comporta. Avete visto come la barca, impostata la virata, è un binario, rimane sulla rotta che noi scegliamo, quindi è nelle nostre mani. Questa è un'altra cosa che a me piace molto, quando la barca la senti che se io faccio così, lei fa così subito, non che la risposta arriva. Questo lo notate poi anche nelle manovre di ormeggio, quando ormeggiamo ci accorgiamo che effettivamente ci sono carene che rispondono, altre un po' meno, sentono meno quello che è l'effetto dell'elica, quindi la spinta che è l'impulso che noi diamo arriva troppo tardi rispetto ad altre carene che hanno magari come questa un contatto con l'acqua migliore, linee d'acqua migliori. Riproviamo a lanciarla con l'onda frontale, esce subito la barca, diamo un po' di trim per alleggerire un po' la prua, però ragazzi si cavalcano le onde, è uno spettacolo sta barca, guardate che roba, è veramente, pensate che qua c'è, non tocco neanche il timone, la barca va dritta, cioè cosa vuoi dirgli, è veramente una bella carena, ma io lo sapevo perché queste sono carene che hanno scelto i pescatori, quando vanno per mare escono parecchio, e sanno che devono navigare. Oggi la giornata, tra l'altro, il mare è abbastanza buono, no? Perché c'è questa onda un po' strana, un po' lunga, però loro devono anche poi tornare, e quando scelgono loro una carena, questo è lo stile di carena del pescatore, Però guardate come si presta anche alla navigazione allegra, no? Perché stiamo navigando sicuramente intorno, lo vedremo col GPS, ma i 25-26 nodi li stiamo facendo tutti, barca perfetta, nonostante i salti ogni tanto sulle onde, guardate, non tocco il timone. È uno spettacolo, è una barca veramente bella da portare a tutte le andature, non prendiamo acqua, è vero che non c'è tanto vento, però con una barca piccola basta poco, a volte anche un'entrata nell'onda ti
ti può, sei tu che li vai contro e magari ti arriva quella spruzzatina, niente di che, però qua neanche quella, peccato la giornata non è delle migliori. Ecco, vi volevo dire anche che oggi faccio questa prova perché siamo nel venerdì, ma in realtà il nuovo format che partirà appena la stagione ce lo permette, perché siamo ancora con questo clima che non è estivo, noi abbiamo sofferto un po' il freddo in questi giorni, vedete che c'ho anche la giacca, e vi dicevo che partirà questo format che io ho pensato, non come una prova così, ma usciamo la mattina insieme con questa barca, aspetta mi fermo un attimo, usciamo con questa barca la mattina, scegliamo una rotta, decidiamo che giro fare, come se foste voi, no? E dici ok, siamo a Monte di Proci, da domani usciamo in barca, dove andiamo? Ci creiamo, magari su questo poi vi interpelleremo, ci creiamo una rotta, un tour, no? Per andare a scoprire anche quello che si trova navigando, quindi in questa zona c'è l'imbarazzo della scelta, e dicevo che faremo una giornata intera, quindi cosa vuol dire? Che navigheremo, magari si faranno quelle 20-30 miglia in una giornata, che sono un po' il taglio massimo che si fa di solito facendo di porto, faremo magari da qui, andiamo a Ischia, poi ci fermiamo, scendiamo a bere un caffè, vi faremo vedere luoghi particolari, vi racconteremo una giornata come quella che passate di sotto voi, si va a trovare una caletta giusta, un angolo carino da calare l'ancora, ci facciamo quelle nostre ore dedicate, ecco lì si vedrà come si vive questo layout, se fosse questa la proveremmo con persone a bordo che ogni volta saranno persone diverse a seconda delle situazioni e vi racconterò quello che io vivrò, vabbè lo so che siete, magari direte che cavolo che lavoro è un lavoro anche quello, nel senso che vi do modo tramite immagini, tramite testimonianze, con i vostri occhi voi vedrete se tutto quello che è stato pensato qua tienti bene, è alto, è basso, è comodo, il prendisole come lo si utilizza, perché poi c'è modo e modo di chi si sdraia, chi si siede, chi si appoggia lì, chi si appoggia qua, tutto il camminamento, la libertà di movimento, tutte cose che voi vedrete anche nella fase di ormeggio e disormeggio, così ci sarà modo per voi di farvi l'idea proprio se quella barca è stata pensata bene per quello che vi aspettavate voi. E quindi questo sarà un format particolare, navigando con Francesco Piras, proprio nel senso di fare una bella giornata di mare con a bordo amici, amiche e a volte anche protagonisti della nautica. Ora direi che noi possiamo anche rientrare, perché cosa vi devo far vedere? Gulfstream, la barca dai guarda, con 40 cavalli, guarda, guarda, esce immediatamente, dopodiché andiamo a regolare noi l'andatura, tiriamo su un pochettino il trim per alleggerire la prua e noi siamo già in navigazione. Vi dico, motore questo che consuma pochissimo, a questa andatura saremo sui 10 litri ora. Capite che fate 25 miglia in un'ora con 10 litri di benzina. È davvero per tutti.